Buonasera a tutti, benvenuti partecipando alla settimana, alla scoperta dei cimiteri europei, facendo riferimento al cimitero monumentale della Certosa di Bologna. Questa sera vi parlerò appunto di un artista sepolto proprio al cimitero monumentale di Bologna, che è proprio Luigi Busi. Luigi Busi in Certosa si trova nella tomba di famiglia, che è collocata nella sala del Columbario, una tomba che è stata acquistata dal padre Giuseppe Busi, maestro di musica. Prima ancora appunto di fare riferimento alle opere che hanno caratterizzato la produzione, insomma, degli anni 70, ecco, del Busi, vorrei, mi sembra anche doveroso, fare riferimento ad una formazione del tutto bolognese che ha proprio seguito l'artista fin dalla giovane età, quindi da quando aveva 12 anni. Luigi Busi frequenta il Collegio Venturoli. All'epoca frequentare il Collegio Venturoli era davvero diciamo una grande fortuna, ecco, soprattutto per le famiglie numerose e diciamo poco benestanti, ecco. Quando appunto viene presentato questo giovane di 12 anni al Collegio Venturoli, l'artista appunto dà prova, ecco, della sua abilità fin dalla tenera età e quindi riesce a rientrare in quelle che erano così le richieste, ecco, da parte del collegio, quindi l'appartenenza appunto ad una famiglia bisognosa, quindi l'essere appunto devoto, religioso, di sana costituzione, tutta una serie di requisiti ovviamente che bisognava dimostrare, ecco, e poi documentare proprio al collegio. Quindi entra all'interno del Collegio Venturoli e inizia quindi questa frequenza appunto dei corsi e alloggia all'interno del collegio. All'epoca c'era la possibilità proprio di alloggiare. I professori del collegio all'epoca erano Napoleone Angiolini, Giuseppe Rizzardi, Gaetano Serra Zanetti. Ecco, lui inizia appunto con una vera e propria formazione accademica, ecco, che lo porta alla realizzazione di diversi dipinti che poi gli permettono anche di così, avere successo e di ottenere diversi premi. Sicuramente tra quelli così da ricordare, appunto, c'è il Conte Agostino, il ritratto dell'amministratore Conte Agostino Salina, che gli permette così, di terminare la sua formazione al Collegio Venturoli, ma che gli permette anche di così, appunto vincere il pensionato Angiolini. Un pensionato che era concesso ai più validi studenti in modo tale da poter arricchire la loro formazione in città diverse da Bologna, quindi in modo tale da poter viaggiare e visitare città come Roma, Firenze, Milano e Torino. Da qui, ed è questo proprio il momento molto importante per Luigi Busi, proprio per così l'arricchimento, ecco, della sua pittura e anche la possibilità di vedere e di toccare con mano così le innovazioni che c'erano ovviamente in una città diversa da quella di Bologna, non dimenticando appunto la pittura che sempre più si avviava verso così la realtà, ecco, la pittura fiorentina, ecco, non dimenticando quel circolo di artisti tra i quali ricordiamo appunto Borrani, Telemaco Signorini, insomma, quel circolo di artisti che probabilmente Busi ha potuto conoscere. È anche vero che proprio in questo periodo a Firenze probabilmente conobbe proprio quegli artisti progressisti che gli hanno anche permesso di dare una svolta diversa, ecco, alla sua pittura accademica. Certo è che appunto adesso io faccio riferimento al catalogo dedicato proprio alla mostra, ecco, dedicata proprio a Luigi Busi.
L'eleganza del vero, catalogo a cura di Stella Ingino, e in cui si trovano degli scritti appunto di Ilaria Chia, Alessio Costarelli e uno mio, in cui appunto vengono così in qualche modo ecco, viene raccontata l'attività artistica di Luigi Busi, che è un artista molto versatile, perché non lo si trova soltanto nelle opere da cavalletto, ma lo si trova anche nelle decorazioni, lo si trova appunto nei ritratti, in diversi generi. È un artista che si occupa davvero di diversi generi. Certo, volendo così approfondire ognuno di questi, probabilmente sì, avrebbe così un'idea più approfondita proprio dell'artista, però in questo caso voglio raccontarvi, ecco, così facendo dando un'idea generale, voglio raccontarvi quali sono state le tappe principali della sua attività artistica. Certo, la formazione è sicuramente una delle prime tappe. Quindi la frequenza al Collegio Venturoli e poi il pensionato Angiolini, come ho già anticipato. Il pensionato Angiolini, che appunto gli permette di visitare le città lontane e che al ritorno gli permette quindi di dare uno slancio diverso alla sua pittura con la realizzazione dell'opera che lui lascia proprio al termine di questo pensionato, che è il Doge Foscari. Da un certo punto di vista, ovviamente, lui è conosciuto in questo momento come il pittore di storia, ecco, ed è legato a questo genere, a questa tematica, una tematica, un genere che poi lascerà per delle realizzazioni invece di opere che più si soffermano in un contesto quotidiano. In questo periodo, e questa mi sembra doverosa appunto farla vedere, quindi siamo nel 1860, lui ha 23 anni, realizza il suo autoritratto ed è qui che lo vediamo, Busi, sembra proprio rappresentarsi in una maniera quasi altezzosa, ma quasi anche con la consapevolezza, ecco, della sua bravura, delle sue abilità, delle capacità pittoriche che lo contraddistinguono. Una figura a lui molto vicina è proprio Luigi Samoggia. Perché Luigi Samoggia? Perché negli anni in cui lui termina poi il pensionato Angiolini, insomma, tornato a Bologna, in realtà lavora molto al fianco di Luigi Samoggia, il quadraturista, e si vedono insieme nella realizzazione, per esempio, della Sala Rossa di Palazzo d'Accursio. Si vedono insieme anche in altre occasioni, occasioni che appunto li vedono lavorare nelle decorazioni, per esempio, di Palazzo Vacchi Suzzi ad Imola, oppure della Banca d'Italia a Firenze. Occasioni in cui loro lavorano insieme anche per esempio a Macerata o per esempio a Chieti, al Teatro Marruccino. Faccio riferimento a queste decorazioni perché quando si parla dell'eleganza del Busi non si vuole fare riferimento soltanto a quell'eleganza che si trova nella realizzazione delle opere da cavalletto. Ma il Busi diventa elegante anche nelle sue grandi decorazioni, nelle ville, nelle case, in questi palazzi. Elegante, ma è un'eleganza diversa, certo, un'eleganza che ci riporta, diciamo, in una atmosfera completamente diversa rispetto a quelle che invece sono, diciamo, le ambientazioni interne, le ambientazioni di una borghesia, insomma, di una, diciamo, di una stanza di persone benestanti che probabilmente non erano sconosciute a lui. Tra queste io faccio riferimento, per esempio, all'opera La Commendatizia del 1874,
in cui viene realizzata, ecco, un'ambientazione del tutto dorata, damascati, donne sempre ben vestite. Qui in particolare, appunto, si vede la protagonista addirittura riflettersi sullo specchio in compagnia di queste due piccole damigelle. E poi questo bellissimo tappeto decorato in maniera floreale, sono tutte attenzioni e piccoli, diciamo, dettagli che rendono sempre più vera la composizione. Una realtà che la si ritrova, per esempio, in conseguenza di un matrimonio celebrato col solo rito religioso, questa qui di collezione privata, in cui effettivamente i protagonisti, ecco, aumentano, ecco, e si ritrovano tutti attorniati in questo tavolo proprio mentre discutono, ognuno indaffarato nel suo atteggiamento, ognuno raccontato. Senza dimenticare, certo, che Luigi Bussi vive proprio storicamente un passaggio nel quale si inserisce anche quella che è l'attenzione al taglio fotografico, all'attenzione alla luce, ecco, che non fa altro che dare proprio alla pennellata di Bussi, che non è più accademica, ma che diventa quasi guizzante, un colore, ecco, molto così acceso, che riesce a dare proprio alle sue opere, che le rende proprio in maniera più veritiera. In questo caso faccio riferimento ad un'altra opera importante di Busi, che è proprio Gioie Materne. Gioie Materne è un'opera che lui realizza in diversi così in diverse ecco, occasioni, e Gioie Materne che viene realizzata con delle diverse, scusate, con appunto dei diversi cambiamenti, ma in realtà sono minimi. Ecco, viene realizzata questa donna con il bambino in braccio all'interno di una stanza che è proprio familiare, diventa familiare. Una cosa che salta all'occhio, che si nota subito, è proprio l'autocitazione. In questa sala, appunto, si vede in fondo un dipinto, che è proprio questo, che richiama un altro dipinto di Luigi Busi, che adesso ve lo faccio vedere, che è proprio questo, Tutti hanno il loro nido, che è la rappresentazione proprio di due donne con l'ombrellino, ecco, di due donne con l'ombrellino, che si trovano proprio in un'ambientazione paesaggistica, con un'ambientazione in cui si vedono anche dei volatili attorno, e quasi ad indicare proprio che non tutti hanno il loro nido, proprio quella voglia di cercare il proprio nido materno, il proprio nido amoroso, ecco, che si inserisce anche nel contesto proprio di Gioie Materne, quindi in cui si vede la donna abbracciare o giocare, scherzare con il proprio pargolo. In questo caso faccio riferimento anche a tutte le opere che si trovano anche nel fondo Belluzzi, in cui è possibile avere, diciamo, testimonianza di una serie di opere così, e disegni relative proprio a queste ambientazioni di interni ricchi, borghesi, in cui fa da padrona proprio questa figura femminile ben vestita. Che si inserisce in questi contesti damascati, in questi particolari in cui appunto emergono paraventi orientali, appunto, oppure per esempio un'altra opera sempre di Busi è quest'altra, sempre relativa alla stessa, diciamo, allo stesso titolo, Gioie Materne, però ambientata in un paesaggio.
Certo è che tutti i particolari resi, che siano stati resi con una velocità o da bozzetto, che siano stati resi così nei minimi particolari, certo è che così hanno, hanno proprio quella caratteristica del vero che ci avvicina proprio a quella che era la volontà. Delle persone, quella che era la voglia di avere, appunto, di vedere un'ambientazione quotidiana, proprio anche un atteggiamento quotidiano riconoscibile. No, ho detto proprio che questo non è lontano dalla stessa eleganza che lui utilizza nella realizzazione delle opere. Delle opere di decorazione. E certo, le ambientazioni sono diverse, questo sicuramente, però appunto non, la stessa eleganza che noi vediamo in queste dame ben vestite, in questi merletti, in queste stoffe che lui realizza proprio nelle ambientazioni borghesi, la vediamo nelle donne invece che diventano delle allegorie, nelle donne per esempio che lui realizza nei soffitti dei teatri. Faccio riferimento per esempio al Marruccino, faccio riferimento al Teatro Comunale di Bologna, che tanto è vicino, ecco, a quello di Chieti. Faccio riferimento a questi interventi che poi sono stati scoperti anche grazie alla sua amicizia con Telemaco Signorini, un'amicizia che è stata così studiata attraverso proprio questa corrispondenza epistolare, per cui appunto lo stesso Luigi Busi informava a Telemaco Signorini a volte dei suoi spostamenti e quindi è stato possibile anche ripercorrere quali tappe ha potuto così toccare durante gli anni 70. Certo è che purtroppo tra le varie così tra i vari interventi ecco che sono stati analizzati, ecco, ancora alcune opere non sono state ben collocate, pur essendo state testimoniate da alcuni scritti. Purtroppo Luigi Busi muore prematuramente, lo si ricorda negli anni, nell'82 lo si ricorda al manicomio Villa Sbertoli di Pistoia e muore a 47 anni nel 1884. Io ho preso tra le varie così, documentazioni il periodico artistico illustrato L'Italia dell'84. In cui appunto canta la messa, scrive proprio riguardo gli ultimi attimi di Luigi Busi. Gli furono arrecati i suoi pennelli e fu visto sedersi avanti a una piccola tela, ove dipinse una Madonna addolorata, certo lontanissima dai mirabili pregi delle sue pitture di un tempo, ma di una schietta espressione di dolore. Volle poi recingere il capo ad un nimbo d'oro. E su questo scrisse, senza suggerimento di alcuno, le parole Mater dolorosa ora pro nobis. Quell'immagine era forse una preghiera che la vaga reminiscenza di un'educazione pia ispirava al suo cuore, presagio della fine prossima, prima che la mente si perdesse nella piena oscurità. Queste sono le parole appunto di Cantalamessa, quasi come proprio a volerlo salutare con quest'ultimo ricordo, ecco. E quest'ultima opera che lui ha realizzata, opera ovviamente non rintracciata, ecco. E, quindi un artista che appunto formatosi a Bologna, poi ha avuto modo, ecco, di entrare in contatto con artisti progressisti fuori da Bologna, che ha lasciato proprio il genere storico per avvicinarsi ad una quotidianità che tanto piaceva alla gente all'epoca, che tanto si avvicinava ai gusti del periodo, ecco, della seconda metà dell'Ottocento. Ed è così che però Busi ci lascia. Io per queste, proprio per far riferimento, diciamo, così all'attività di Luigi Busi, non solo faccio riferimento quindi così al catalogo
della mostra di cui vi ho parlato prima, ma faccio riferimento anche al catalogo Angelo Venturoli, un'eredità lunga 190 anni, in cui è possibile vedere appunto tutte le opere degli artisti che hanno così frequentato il Collegio Venturoli. E faccio riferimento per quanto riguarda invece la prima parte proprio legata alla sua formazione alla Strenna Storica Bolognese del 2015, in cui troverete il mio saggio proprio sulla formazione invece del Busi. Luigi Busi è un artista che dobbiamo ricordare proprio in maniera molto doverosa, perché ha avuto delle commissioni molto importanti a Bologna, non solo per Palazzo da Curzio, ma negli anni Ottanta, non dimentichiamocelo, ha anche lavorato per il museo archeologico, ha realizzato le pitture nelle sale etrusche. Una bellissima opera l'ha realizzata proprio per l'omonima chiesa della stessa, che prende il nome proprio dalla stessa chiesa, i Santi Vitale Agricola, rappresentante proprio di Santi Vitale Agricola. Siamo nel 1873 quando realizza quest'opera, per cui faccio riferimento agli scritti anche che riguardano proprio queste pitture. Faccio riferimento a Marinella Marchesi e Anna Dore, del Museo Archeologico di Bologna. Quindi ci sono, diciamo, è un artista che ha lavorato davvero tanto, ci sono diverse testimonianze della sua attività. Ha lavorato molto, l'eleganza di Busi la si ritrova sicuramente in questi salotti borghesi, ma la si ritrova anche appunto nelle decorazioni, come ho detto, nelle decorazioni delle ville. Ancora da indagare sarebbe la Villa Bassi a Sacerno. Ci sono diverse, appunto, diversi interventi. Sicuramente lo ricordiamo sempre al fianco dell'amico Luigi Samoggia, ma sempre da non dimenticare questo suo legame appunto con Telemaco Signorini. Io con questo vi lascio e ci vediamo al prossimo intervento. Grazie a tutti, buonasera.